Amici sportivi di montediprocida.com, buonasera, siamo qui alla fine della partita tra Virtus Montediprocida e Santa Maria Vico. Siamo in compagnia di Pasquale Barbato. Allora Pasquale, finito il campionato, adesso iniziano i playoff, 11 punti per te in questa partita che praticamente non serviva quasi a nulla. Sì, diciamo qua ci serviva per provare alcuni meccanismi che stiamo, diciamo, mettendo un po' in atto per quanto riguarda i playoff, quindi abbiamo peccato forse un po' di concentrazione, però poi ci siamo comunque ricompattati e siamo riusciti a vincere la partita. Ecco, far fare 86 punti al Santa Maria Vico, ultimo in classifica, infatti il pubblico si è un po' lamentato sugli spalti, però tutto sommato adesso arriva il Cercola, squadra ostica, si è stata incontrata durante il girone di prima della pool promozione, e quindi come sarà questa partita? Il coach ha detto che per caratteristiche, io il Cercola non lo conosco perché non ho mai incontrato, però come caratteristiche dei giocatori somiglia molto a queste del Santa Maria Vico, quindi comunque questo è stato un buon test per incontrare il Cercola. Squadra ostica, squadra rognosa, quindi comunque sta tutto nelle nostre mani e bisogna comunque andare sempre riconcentrati per giocarci la partita. Un in bocca al lupo e grazie mille. Amici sportivi, siamo in compagnia del coach del Santa Maria Vico, coach Capri. Allora coach, ultima partita che praticamente non serviva quasi a nulla, tranne se ha un qualche schema per i play-out o per i play-off per il Monte. Come ha visto i suoi? Sì, noi dovevamo mantenere la concentrazione perché comunque anche fare un play-out per noi significa rischiare, significa soprattutto come dire, mandare in una situazione di crisi quello che noi avevamo fatto durante tutto l'anno. I miei hanno giocato una partita, diciamo, decente, peccato che alla fine abbiamo un po' subito, ci siamo innervositi anche per qualche decisione arbitrale, perché forse avremmo meritato anche di giocarci l'ultimo pallone, magari avremmo perso lo stesso, però avremmo meritato di giocarcela fino alla fine. Ecco coach, la griglia dei playout praticamente è quasi confermata, sfidate domenica il Pianura, noi giochiamo con il Pianura, è una squadra di ragazzi, in effetti è la giovanile del Vivi Basket, è una squadra che noi già abbiamo incontrato nella fase regolare. Ripeto, un poco è questa formula che ci penalizza, perché alla fine è vero che siamo arrivati ultimi, ma siamo arrivati ultimi in un girone sì, sicuramente che non è da C2, e quindi magari abbiamo patito anche l'infortunio di Cozzolino, e poi comunque noi giochiamo con 4-93. Quindi questa panchina corta e l'infortunio di Cozzolino poi alla fine ci ha relegato all'ultimo posto. Un in bocca al lupo e grazie mille. Amici sportivi, siamo in compagnia di coach Di Lorenzo. Allora coach, partita che praticamente non serviva a nulla tranne che un allenamento e qualche schema visto in campo nuovo. Sì, abbiamo, invece di dire che non serviva a nulla, noi serviva, perché non dimenticare che noi stavamo con un rientro dopo 4 giornate di squalifica che era Reggio, un rientro dopo 2 giornate di squalifica che era Pasquale, che era, scusami, Valerio Tranf. E poi avevamo l'esordio, diciamo, dopo Benevento di Donzel. E quindi dovevamo testare un po' questa situazione proprio con una squadra che tendenzialmente si assomiglia un po' alla squadra che incontreremo per i playoff. Perché hanno anche loro giocatori esterni buoni, un 4 buono, insomma, voglio dire, è stato un buon test per capire a che punto noi possiamo forzare alcune situazioni mentre tenerle delle altre. Coach, allora, praticamente ormai i giochi sono fatti, mancava la quinta piazza per la griglia dei playoff, però sicuro Monte sfiderà il Cercola e in un'eventuale finale o Senise o Marigliano. Ma i giochi sono quelli, l'eventuale finale. Io non penso di averla per la sfera di cristallo per sapere chi arriva alla fine e come si arriva. Io mi auguro di affrontare ogni situazione, ogni partita col giusto piglio, con la giusta nervosismo e la giusta cattiveria. Che dovranno in qualche modo caratterizzare questo playoff, perché i playoff non è come la fase regolare, è tutta un'altra storia. Diciamo che ogni partita è una partita secca, quindi noi adesso guardiamo la prima in casa col Cercola, che sarà il 1° maggio, per cui abbiamo anche tra virgolette tempo per recuperare qualche infortunato, per stabilire ancora qualche geometria in campo che forse stasera è venuta a mancare su qualche rotazione, su qualche pick and roll laterale. E in più c'è da dire che
La seconda partita è subito dopo il giovedì e poi eventuale terza è la domenica, quindi bisogna pure testare la situazione fisica nel giro di una settimana di tutte e 10, perché tanti sono i fattori che determinano la vittoria, non soltanto un fatto tecnico. Coach, allora, Goran Bielic 32 punti, Barbato 11 punti. Goran potrebbe fare il colpaccio contro Visnic della classifica caponeri, speriamo ovviamente in un miracolo. Abbiamo visto che ha fatto giocare Totti Romeo per gli amici un bel po' di minuti, saranno anche queste le tue armi in più? Ma sì, ragazzi, anche Mirra avevo intenzione di schierarlo, però poi la partita si è messa in un certo modo e l'avrei messo in un momento un po' troppo di attrito, di tensione tecnica, quindi non era il caso, anche se il ragazzo se lo meritava. Totti è entrato in campo e ha dato come sempre il suo apporto, un ragazzo serio che lavora, mi auguro un po' più di continuità anche da parte dei ragazzi che ci seguono un po' di più anche in allenamento, che siano un po' più presenti, che questo è un aspetto che quest'anno, per motivi che tutti sappiamo, no, la Serie D che ha anche tenuto sulla brace bollente un po' con tutti quanti per i risultati, per cui sì, Totti in campo e Bielic che ha fatto? Non lo so, 32, non so Visnic cosa abbia fatto, ma non era quello il nostro scopo. Il nostro scopo era quello di vincere, di giocare come sempre, senza cambiare nulla perché ci serve per il futuro. Mi farebbe piacere per Bielic, ma non è un problema che poi alla fine ce lo siamo poi più posti più di tanto. Ci vogliamo fare un in bocca al lupo e gli auguri di buona Pasqua a tutti i tifosi della Virtus. Sì, vi ringrazio per l'opportunità, io volevo ringraziare tutti per la presenza anche stasera, che poteva essere una giornata più tranquilla, domenica alle Palme di festa, ma comunque il pubblico ha accolto numeroso e ha corso numeroso. Vi auguro a tutti buona Pasqua, che praticamente è quello che tutti ci auguriamo, che tutto quello che possa essere di buono ci possa arrivare in questa Pasqua, perché di per sé la giornata della pace, la tranquillità e soprattutto della armonia. Io, se riuscissi a portare un parallelo, vorrei dirvi che l'armonia è data proprio dal fatto che il pubblico dal campo sposa i nostri ideali, i nostri interessi, e quindi tutti insieme in armonia in questa giornata particolare di Pasqua vi auguro tanti auguri e in bocca al lupo per il futuro. Grazie mille e in bocca al lupo.